Ciao Ne, allora abbiamo appena passato l'agenzia delle dogane qua, l'ufficio delle dogane di Tirano, sezione operativa territoriale di Passo del Foscagno. Siamo passati qui perché abbiamo denunciato tre cose che abbiamo già con noi: portatile, MacBook Air, macchina fotografica più teleobiettivo e una videocamera GoPro. E praticamente ci è stato detto che poi, quando usciremo da qui, dovremo, come si dice, dovremo riconsegnarlo. Oggi è l'11 agosto. Poi farò un video su questa cosa per spiegarvi esattamente che cosa mi è stato detto dal doganiere. E la parte più bella è che una volta che ho finito praticamente di compilare questo foglio, il doganiere mi ha detto: guardi, lei doveva avere gli scontrini di queste cose, io le faccio questo foglio, ma sappia che questo foglio comunque non conta un cazzo, se qualche mio collega la ferma all'uscita può comunque elevarle una contravvenzione. Ora, se mi avete rilasciato un foglio intestato Agenzia delle Dogane, eccetera, 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 e c'è un timbro con la data di oggi 11 agosto, ma fatemi capire una cosa. Ma io che cazzo di patema d'animo devo avere adesso per una settimana di avere la preoccupazione quando uscirò di avere dietro questi oggetti che comunque ho dichiarato? Poi ne farò un video e vi spiegherò meglio tutto. Adesso riprendo comunque la macchina e vado. Inizia la settimana di ferie. Ciao, Ne! Ciao Nea! Ciao Sorridi. Nea. Abbiamo appena passato la dogana di Livigno. Finanziere ci guarda e ci dice: avete qualcosa da dichiarare? No, non ci dice così, ci dice: andate. Ciao e grazie. Ciao, Ne. Ciao Ne. Allora, dogana passata. Siamo in Val di Dentro. Abbiamo passato la dogana di Livigno. All'inizio settimana vi ho detto: c'è stato un momento appena arrivato a Livigno in cui praticamente io ho fatto questa faccia. Perché arrivo in dogana e c'è il finanziere nella sua guardiolina, mi dice: prego, gli faccio: scusi, guardi, dovrei dichiarare alcuni valori che sto portando con me a Livigno, onde evitare che poi quando esco voi mi fermiate e mi contestiate il possesso di questi valori. E lui mi dice: solo se sono valori superiori ai 300 euro. Gli faccio: guardi, ho tre valori superiori ai 300 euro. Ah, allora vada dentro all'agenzia delle dogane e li dichiari. Va bene. Vado dentro all'agenzia delle dogane portandomi ovviamente i tre valori. Guarda che ce l'ha, guarda che ce l'ha, guarda che ce l'ha. Fai ciao. Portando ovviamente i tre valori. E il doganiere, non so come chiamarlo, comunque era un signore in borghese, mi guarda e mi dice: sì, che cosa deve dichiarare? Faccio: guardi, ho una macchina fotografica con teleobiettivo, va bene. Poi ho un computer portatile, un MacBook Pro e una videocamera, una GoPro. Mi guarda e mi dice: qualcuno di questi supera i 300 euro di valore? Faccio: guardi, che io sappia tutti e tre. La macchina fotografica l'ho comprata a Riccione o a Rimini 7-8 anni fa. Il teleobiettivo, perché lui ovviamente mi ha chiesto il valore nuovo, è una delle prime Sony Alpha che erano uscite, che costava sui 500 euro. Il computer portatile l'ho comprato 5-4 anni fa, 4-5 anni fa a Novara, e ne costava un migliaio di euro. E la GoPro mi è stata regalata da Giada, non so quanto possa averla pagata, ma so che comunque è una Hero 3 più Black Limited Edition, so che comunque vale più di 300 euro. Il doganiere mi guarda e mi dice: va bene, mi fornisca la documentazione relativa all'acquisto dei beni che mi ha appena elencato. Are you fucking kidding me? Scusi? Sì. Ho bisogno di vedere lo scontrino della macchina fotografica, ho
lo scontrino del computer e lo scontrino della videocamera. Scusi, ma io non li ho comprati a Livigno e li sto portando fuori, è roba che era già mia e qui nel mio zaino, che io sto dichiarando per andarci a Livigno, faccio foto e faccio filmati, li scarico direttamente sul computer perché non ho un milione di memory card, visto che sto qui una settimana, è roba mia, nel senso, non comprata peraltro anni fa, e due cose su tre sono anche fuori garanzia, cosa tengo lo scontrino a fare? Il doganiere mi risponde: guarda, non mi interessa, lei sta uscendo dalla comunità europea con questi beni, mi deve fornire la documentazione per l'esportazione di questi beni. Ora, ammesso e non concesso che io non so come funziona la legge, ammesso e non concesso che io non sono un doganiere e non sono un finanziere, ammesso e non concesso che non conosca le leggi sull'importazione e esportazione, ho chiesto un parere anche a un mio amico finanziere. Mi ha detto che probabilmente il signore con cui ho parlato era un... Giada, com'è che si dice un... Ma no, quella tipo... Tipo quel sacchetto di pelle con dentro l'oliva. Vabbè, adesso non mi viene in mente. Comunque era un... Vabbè, non era molto probabilmente pratico del mestiere. E gli ho detto: guarda che non era un ragazzino, era un signore che avrà avuto quantomeno 50 anni, a meno che non l'avessero assunto con un contratto interinale in settimana, dovrebbe conoscere la legge. E mi è stato risposto che ci sono anche quelli che fanno, tra virgolette, i fighi per spaventare i turisti. Ripeto, io non conosco la legge. Se c'è una legge che dice, per andare in Svizzera, per andare a Livigno a scattare quattro foto con la propria macchina fotografica, bisogna portarsi lo scontrino, anche se la macchina fotografica ha 5, 6, 7, 8, 10 anni, è una legge da coglioni. Ecco la parola! Comunque, è una legge da coglioni. Vogliamo fare la semplificazione, vogliamo fare un milione di cose e poi facciamo queste troiate che sono vergognose. Se invece non è così, mi chiedo certa gente, certi posti, come faccio ad occuparli, perché li occupi. Ripeto, non lo so. Io metto le due cose su un piatto della bilancia. Se c'è tra di voi qualche finanziere che mi vuole rispondere dicendomi, qualche doganiere, agenzia delle dogane, che mi vuole rispondere dicendomi: guarda che il collega ha ragione, anche se tu hai comprato il computer 7 anni fa e la macchina fotografica 10, devi portarti lo scontrino a vita quando esci dall'Europa. Se io dovessi decidere di andare negli Stati Uniti con la mia macchina fotografica, mi debba portare dietro lo scontrino e tutto quanto. Se c'è un finanziere, un doganiere che conosce questa cosa, me lo comunichi, me lo scriva, di modo che io possa veramente divulgare in modo completo un messaggio su una legge del cazzo, ma se la legge c'è va rispettata. Come anche se qualcuno invece mi possa dire: no, è una troiata questa cosa che ti è stata detto, sempre me lo dica, di modo che possa sempre comunque divulgare il fatto che la mamma di... Vabbè, comunque, a parte questo, perché non voglio fare polemica prettamente su la civiltà o l'ignorare le cose, l'ultima cosa che vi dico riguardo al passaggio in dogana di merda, sto dicendo è che se c'è una legge va rispettata, fatemelo sapere. Ho provato a guardare anche sul sito del Ministero delle Finanze, delle dogane, eccetera. Non ho letto grosse specifiche. Se io un domani decido di andare negli Stati Uniti, in Messico o in Svizzera, mi dovrò portare lo scontrino di una macchina fotografica o il portatile o... Non lo so. Se c'è qualcuno tra di voi che mi vuole illuminare e che vuole illuminare tutti gli altri contatti, ben venga. La settimana è finita, ci stiamo godendo un picnic qua in Pineta. Abbiamo preso da mangiare a Livigno, adesso ci siamo fermati. Riprendiamo la strada verso Novara. E per il resto... Da un Iro che corre in mezzo ai prati e da noi. Ciao, ne? Ciao, ne?